Buon pomeriggio dallo stadio Calbi di Cattolica, dove sta per giocarsi la partita tra Villa San Martino ed Anconitana Vaida per la promozione girone A. Tutto pronto per dare il calcio d'inizio alla partita. Tabella di marcia, ecco che prende il via la partita in questo istante con il lancio subito di Cristian Trombetta. Palla lunga, c'è Ruival che va via, in area di rigore è tutto solo, Franchito Ruival che sbaglia un gol fatto. Dietro per Visciano che ha spazio, palla sul sinistro, l'imbucata ancora per Zaldua che mette sul pallone, Zaldua, miracolo di Giorgi. Palla troppo bassa però, il rinvio bucato, Mastro Nunzio. Palla alta, cross di Iacchetta, Mastro Nunzio non ci arriva, poi Marengo al volo, ribattuto da Rossini. Tutto solo Ruival, servito in area di rigore il cross, Mastro Nunzio non ci arriva, poi Iacchetta, ribattuta la palla da Baldini, ancora occasione per l'Anconitana. Vedo Rossini dentro l'area di rigore, su di lui c'è Zagaglia, il tiro di Rossini, palla finisce fuori, prima azione vera del Villa. Il tiro direttamente tra le braccia di Gianclaudio Rori che porta in... che prova il contropiede, è stata fermata poi l'azione dell'Anconitana che arriva in questo istante. Parte Trombetta, un missile! Anconitana in vantaggio con Cristian Trombetta al 28esimo. Bentornati qui dal Calbi di Cattolica per la ripresa tra Villa San Martino e Anconitana. Nella linea difensiva Misciano, Marengo, Iacchetta, centrocampo, Ruival, Mastro Nunzio e Zaldua davanti. Poi i moduli sono cambiati nel corso del primo tempo. Attenzione a Ruival, il colpo di testa, la parata. Che punta Trombetta, lo salta netto, entra nel rigore, Trombetta poi è costretto a lasciarlo perché stava commettendo fallo. Spara alle stelle Rossini. Poi c'è sulla sinistra Silvestri, il cross direttamente tra le braccia di Gianclaudio Lori che va al rinvio per partire in contropiede. Rossini va via la Trombetta, si gira su se stesso, poi deve uscire dall'area di rigore, cerca il fondo, il cross, c'è il tiro di Turrini che finisce sull'esterno della rete. Iacchetta scodellerà la palla in mezzo con il suo mancino. Sul secondo palo Zaldua, 2-0, no, fuori gioco, annullato il gol di Ezechiel Zaldua. Rossini non riesce nel controllo, spazza via Zagaglia, Mastro Nunzio la sponda, anche abbastanza involontario, arriva al porta via palla al difensore, poi va giù, tutto regolare, secondo l'arbitro Baldini. Come testa di Colombaretti, Mastro Nunzio in posizione regolare, prova direttamente il tiro, la parata. Poteva far meglio la vipera, poteva andare in porta, ma probabilmente anche un po' di lucidità è venuta meno. Tira, tira, tira Trombetta, la parata di Giorgi. Sul fischio dell'arbitro, il cross di Alegi, il colpo di testa di Mercurio ed è game over al Calbi di Cattolica. L'Anconitana soffre tanto ma batte il Villa San Martino 1-0, ma la squadra pesarese esce comunque tra gli applausi del proprio pubblico, è stata in partita fino all'ultimo e merita appunto gli applausi delle proprie gente e anche dei tifosi giunti da Ancona.